Buonasera a tutti, siamo in onda in una delle nostre domeniche sera alle ore 19 e oggi abbiamo come ospite, stasera abbiamo come ospite Gianmarco Centinaio, sottosegretario all'agricoltura, anzi voglio proprio dire il nome intero, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, ho fatto proprio la definizione esatta. No, Buonasera. all'amico Gianmarco Centinaio che è senatore, nonché già ministro dell'agricoltura nel primo governo Conte e adesso sottosegretario in questa nuova esperienza che ci vede in meno di 3 anni tornare al governo con un senso anche di responsabilità e di senso di dovere che abbiamo. Quindi grazie Gianmarco della tua disponibilità di essere qui questa sera. Intanto prima di iniziare è giusto secondo me fare ricordare quella che è anche una giornata importante oggi, che è la giornata della memoria. Dell'impegno di quello che sono il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Io leggo il messaggio del nostro segretario di Matteo Salvini che contro ogni mafia che è merda, ignoranza e violenza, sempre e comunque. Quindi un messaggio chiaro anche dal presidente del Mattarella che dice estirpare le mafie è possibile e necessario. E anche il Papa è intervenuto dicendo: sono contro il Vangelo, scambiano il Vangelo con idolatria e sfruttano la pandemia, si stanno arricchendo con la corruzione. Ecco, quindi un messaggio chiaro anche da parte nostra, in una giornata importante che appunto è quella in ricordo delle tante vittime purtroppo innocenti delle mafie. Ma andiamo subito a sodo con Gianmarco, con i temi che lo coinvolgono. Naturalmente partiamo dall'agricoltura, sottosegretario all'agricoltura. E iniziamo subito con qualche domanda, poi tu sai che sei sempre libero. Io la prima domanda che ti voglio fare, che è quella con cui condivido, anche perché sai, Romagna è territorio di turismo, di agricoltura, di settore avicolo, quindi sicuramente sono questo quello che interessa, che importa a tutte le persone che ci stanno seguendo, che sono già tanti collegati, oltre 80 persone, e ti stanno già salutando in tanti, anche perché ti conoscono. Fra l'altro non solo da Romagna, ma vedo anche dall'Abruzzo, dalla Toscana, quindi un po' dappertutto, perché sei Ottimo. molto conosciuto. La prima domanda è l'etichettatura. Made in Italy è la nostra battaglia, è una delle tue battaglie principali. A te, Gianmarco. Sì, la questione dell'etichettatura è una battaglia che stiamo portando avanti come Lega ormai da tanti anni. È una problematica che sta diventando sempre più all'ordine del giorno, perché nei prossimi giorni in Europa si comincerà a parlare di etichettatura semaforo e con tutte le problematiche che ne verranno fuori. Noi come Italia ci siamo schierati in modo importante contro questa etichettatura semaforo, il cosiddetto Nutri-Score, perché lo riteniamo che sia privo di ogni fondamento tecnico e scientifico e che vada a penalizzare il mondo agricolo e soprattutto chi in agricoltura e chi nell'agroalimentare si occupa di qualità. Che cos'è il Nutri-Score? Semplicemente una formula che dice che in base a determinate caratteristiche sugli alimenti devono essere messi dei bollini, bollino rosso se il prodotto fa male alla salute, bollino giallo, arancione, bollino rosso, arancione, giallo, verde. Quindi secondo queste teorie, che cosa succede? Succede che determinati prodotti, in quanto contengono troppi grassi o troppi zuccheri, non farebbero bene alla salute. E se facciamo un ragionamento, diciamo, in linea di massima, potrebbero anche aver ragione. Però loro che cosa ti dicono? Loro dicono: un litro d'olio d'oliva extravergine al giorno, fa male alla salute e di conseguenza mettiamogli il bollino rosso. Oppure un chilo di prosciutto crudo di Parma o San Daniele mangiato ogni giorno fa male alla salute e di conseguenza gli mettiamo il bollino arancione. Il grana padano, se mangi un chilo di grana padano tutti i giorni, non fa bene e di conseguenza anche a questo gli mandiamo un bel bollino arancione perché fa male alla salute. Quello che noi stiamo dicendo e che diciamo ormai da anni, ma che dicono i più importanti nutrizionisti a livello mondiale, è che nessuno si sogna di mangiare
un chilo di prosciutto crudo al giorno, un chilo di grana padano, parmigiano reggiano o peggio ancora un litro di olio extravergine d'oliva al giorno. E di conseguenza fare ragionamenti del genere sono ragionamenti fuorvianti che mettono, che non danno la giusta informazione al consumatore. Allo stesso tempo, secondo questa etichettatura semaforo, ti dice che però alcuni prodotti, che sono la maggior parte prodotti di laboratorio, come per esempio alcune bevande gasate non zuccherate, oppure le bevande energetiche non zuccherate, ci sono alcuni prodotti di laboratorio che secondo loro, se paragonato un litro d'olio d'oliva e un litro di una bevanda qualsiasi, non faccio nomi per evitare di fare pubblicità, una bevanda gasata però non zuccherata, fa molto meglio, è molto meglio bere un litro al giorno di questa bevanda gasata non zuccherata piuttosto che un litro di olio d'oliva extravergine. Quello che invece noi diciamo, con la proposta che noi abbiamo fatto invece l'Europa, noi diciamo che c'è una dieta, ci sono le diete, nelle diete vengono messi tanti prodotti diversi, nelle diete vengono indicati una noce di grana padano o parmigiano reggiano, viene indicata una certa quantità di prosciutto crudo, viene indicata l'olio extravergine. Alcune volte alla settimana vengono indicati anche i dolci, la carne, la frutta e la verdura, eccetera, eccetera, eccetera. Qui noi diciamo che secondo noi sugli alimenti deve essere indicato il quantitativo massimo che si può consumare durante la giornata di quel prodotto, senza mettere bollini, senza mettere semaforo rosso, verde o giallo, e facendo così si evitano le guerre tra paesi, le guerre tra aziende, ma soprattutto le guerre tra prodotti dell'agroalimentare che arrivano dalla natura piuttosto che quelli che arrivano dall'industria. Un'ultima cosa che noi evidenziamo, perché poi i fautori del Nutri-Score la fanno come bandierina: i prodotti con il bollino rosso vengono paragonati a un pacchetto di sigarette. E quindi io non posso pensare che l'olio extravergine d'oliva sia paragonato a un pacchetto di sigarette. E di conseguenza, in molti stati, il bollino rosso, se un prodotto ha il bollino rosso, vuol dire che ha una maggiori tasse all'ingresso, o comunque una tassazione più alta, ma soprattutto non puoi fare pubblicità, perché vengono considerati prodotti che fanno male alla salute. Continuiamo a dire, l'olio extravergine d'oliva fa parte della dieta mediterranea, la dieta mediterranea viene considerata, è stata considerata dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Mi chiedo come a questo punto l'UNESCO possa considerare patrimonio immateriale dell'umanità una dieta che fa male alla salute. Chiaro, completamente ragione. Io, fra l'altro, quando abbiamo avuto modo di parlare così anche in maniera informale, ricordo le tue battaglie anche per tutelare i nostri prodotti dalle imitazioni. Il parmesan, piuttosto che altri prodotti imitati all'estero e che magari ingannano il consumatore che non ha, non so, una particolare cultura nella ricerca del prodotto. Quindi mi ricordo che sul Bad in Italy, sulla difesa dei nostri prodotti nostrani, hai fatto una gran battaglia, anche perché per creare alcuni prodotti importanti, ad esempio, non ne voglio fare un nome per non fare, però ad esempio il classico prosciutto di Parma, più parmigiano reggiano, più l'olio brisighello, è ovvio che sono, come dire, delle perle, sono qualcosa che viene tramandato, è un costo anche di produzione che va fuori mercato, è ovvio, però sono quelli che fanno forte, fanno grande anche quello che è il nostro cibo, quello che è la nostra offerta e che si unisce a quello che è il mondo del turismo. Quindi noi sappiamo, soprattutto poi in Romagna si sa che si mangia bene e c'è un buon servizio, e quindi è un connubio che ci ha dato spazio, ci ha fatto conoscere, io direi, tutta Europa, ma anche tutto il mondo per certi aspetti. Però mi ricordo la tua battaglia, e quando tu mi raccontavi di questi prodotti che venivano imitati, che te li porgevano, te li facevano vedere anche alle fiere, ciò mi spaventava, perché sì, certamente sì. Poi siamo andati insieme in diverse fiere, anche il SIGEP, non so se ricordi. Sì, al SIGEP.
e tante altre, però ecco, è un qualcosa che mi affascinava nei tuoi racconti della difesa dei nostri prodotti. Infatti te l'hanno scritto, e dopo ti lascio la parola, nei tanti che ci scrivono, la Michele Orlandi, Alessandra Pestetti, Maurizio Mengoni, avremo già oltre 200 commenti, c'è anche Alessandro Ferrini che ho visto che scrive Gianmarco Centinaio è garanzia di Made in Italy, è garanzia della difesa del nostro prodotto, più controlli, l'etichettatura deve essere fatta bene, soprattutto molto visibile, non in minuscolo, ma molto con la bandiera dell'Italia. Anche sull'etichettatura c'è una normativa, ci sono delle regole da rispettare, io mi ero addentrato un po' come legale ed è veramente complesso, però ecco, ti riconoscono questo e quindi penso che sia un buon segnale. Scusa, vai. Ah, guarda, io ricordo sul discorso dell'Italian Sounding è stato un po' la battaglia che avevamo fatto in quei 14 mesi di governo. Infatti era un po' l'etichettatura che mi ero preso, che mi avevano dato, era quella del difensore del Made in Italy. Made in Italy, noi esportiamo circa 42 miliardi di prodotti agroalimentari e mal contati noi in giro per il mondo ci sono 100 miliardi di prodotti che girano e vengono venduti come prodotto italiano, ma invece vengono allevati, coltivati, pescati o trasformati in altre parti del mondo. Io, per spiegare, faccio sempre degli esempi in modo da far capire un po' che cosa succede all'estero. Il prosecco in lattina o il prosecco in polvere fatto in Germania, c'è da mettersi le mani nei capelli. Oppure un'altra cosa che ho visto con i miei occhi a una fiera del vino in Brasile. Un produttore di vino brasiliano che con orgoglio, no, mi fa vedere due bottiglie, una bottiglia di prosecco e una bottiglia di champagne. Queste due, guardavi l'etichetta e entrambe erano state coltivate, stati prodotti e l'uva arrivava dalla stessa vigna. Quindi immaginatevi, cioè della stessa vigna in Brasile veniva prodotto prosecco e champagne. E quando io gli ho detto, ma scusa, questo non mi sembra prosecco e quest'altro non mi sembra champagne, si è anche incavolato come un bufalo dicendomi che quello invece era il prodotto del Brasile che andava più di moda, eccetera, eccetera. Contemporaneamente, mi ricordo, durante quell'esperienza andai in un supermercato e c'era il salame di Varzi fatto in Argentina, c'era il pecorino romano fatto nel Wisconsin, cioè c'era praticamente di tutto, il prosciutto crudo fatto di Parma, prosciutto crudo di Parma, tipo Parma, c'era scritto, con la bandiera italiana, fatto in Brasile. Ecco, a me queste cose fanno abbastanza innervosire, da un lato perché toglie reddito e toglie importanza ai prodotti italiani, dall'altro lato perché gli stati, i vari stati che accolgono questi prodotti dovrebbero essere un po' più accorti. Noi abbiamo un bel dipartimento al Ministero delle Politiche Agricole che si chiama ICQRF, è un dipartimento che lavora sulla qualità dei prodotti, ma lavora sulla qualità dei prodotti in Italia, ma fa anche tantissima difesa del Made in Italy in giro per il mondo, dove si riesce. E qui mi piace elogiarlo pubblicamente perché sono operatori del Ministero delle Politiche Agricole che quotidianamente riescono a sventare vendite, soprattutto online, di prodotti che vengono spacciati per italiani, ma poi italiani non sono, e molto spesso ci fanno fare anche delle figure barbine. Io ho assaggiato il salame di Varzi, perché essendo arrivando da Pavia ho detto ci assaggiamo un po' questo salame di Varzi fatto dall'altra parte del mondo, veramente ragazzi, cioè, ma neanche il mio peggior nemico glielo devo dare. L'ho assaggiato anch'io il salame di Varzi, me l'ha fatto usare la nostra collega Elena della zona, quindi me l'ha fatto assaggiare, quindi devo dire che è buonissimo, splendido. Ieri sera ho mangiato un salame romagnolo, ma buonissimo, però il salame di Varzi è effettivamente un'eccellenza. Ma il bello, Jacopo, che se ognuno di noi e tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo in questo momento chiudono gli occhi e pensano da Bolzano a Lampedusa quanti prodotti dell'agroalimentare italiano ci sono, quante tipologie, e magari lo stesso prodotto nelle varie cucinati in modo diversi nelle varie regioni, ma anche all'interno della regione, da comune a comune. Cioè, noi abbiamo una varietà, un'eccellenza agroalimentare e gastronomica pazzesca che nessun stato del mondo riescono ad avere. E quindi, se pensiamo al salame, a me vengono in mente almeno 10 tipologie di salumi, di salame, proprio inteso come salame, diversi in giro per l'Italia,
tutti buoni, con caratteristiche diverse, e che sono delle eccellenze di quei territori. A me, se producessero il salame di Baltimora e lo chiamano il salame di Baltimora, non è un problema, ma se negli Stati Uniti producono il salame di Varzi, quello è una frode. È ingannare il consumatore, ragione. Fra l'altro, guarda, Gabriele Merri dice il parmesan, lo conosco, ho vissuto in Germania, nei ristoranti italiani usano quello e viene dall'Olanda, è uno schifo proprio, se ci auguriamo che sia solo quello dove è andato Gabriele Merli, però se fosse veramente così è veramente un peccato, ecco, perché però sono tantissimi commenti, io di solito saluto, cerco di salutare il più possibile le persone, però sono veramente tanti quelli che scrivono, vedo Paolo Ricci, Loredana, Lella Raffaelli, la nostra collega, Veronica Pontis, Alessandro Ferrini, quindi la Camilla Ceredi, tantissimi, la Farnetti Ombretta, che fra l'altro mette un tema all'ordine del giorno, dice: gli animali selvatici sono un altro problema, i cinghiali soprattutto distruggono intere culture. Ecco, noi abbiamo alcuni comuni, soprattutto montani, che sono ai bordi anche del parco, di alcune zone, aree protette, e naturalmente gli animali selvatici sono un problema per le culture, quindi per gli agricoltori, sono un problema anche per le strade in alcuni casi, perché crescono in numero esagerato e fanno veramente dei danni. Ecco, questo è anche un tema, sì, secondo me importante. Sì, è un tema che abbiamo messo sul tavolo al ministro, il primo incontro che abbiamo fatto 2 settimane fa, e il problema della fauna selvatica, adesso qui se ci sono gli ambientalisti mi ammazzano, però il problema della fauna selvatica è un problema a 360 gradi, come hai detto tu, Jacopo, non è solamente un problema agricolo, e quindi è un problema anche di ambiente, se ci pensiamo, perché tanta fauna selvatica è anche fauna selvatica che è stata negli anni importata nei nostri territori, non hanno nemici naturali e di conseguenza si espandono in una maniera senza limiti. La cosa che noi stiamo chiedendo è la possibilità di fare, come fanno anche gli altri stati europei, la possibilità di contenerla, la fauna selvatica. Contenerla in che modo? Come lo dovrebbe prevedere la natura, o inserendo dei nemici naturali. Però bisogna vedere se quei nemici naturali poi non vanno a inficiare tutto il resto, prevedendo anche degli abbattimenti selezionati, e in alcuni casi stiamo lavorando, io ho avuto una bella call con uno studioso che ci ha dato un bello spunto di riflessione, in alcuni casi la sterilizzazione di alcune tipologie di animali di fauna selvatica. Quindi stiamo proponendo, vorremmo proporre al ministro dell'agricoltura, ma anche a quello dell'ambiente, delle proposte che siano che servano e che non vadano a ledere la sensibilità di quello che è il mondo dell'ambiente, però bisogna lavorarci sopra per evitare che sia un disastro. Io mi ricordo l'ultimo incontro che ho fatto da ministro in Europa riguardava proprio la fauna selvatica, e tanti paesi, ormai tutti i paesi in Europa hanno, ognuno per le proprie caratteristiche, fauna selvatica. Il problema dei cinghiali è un problema importantissimo, legato poi anche al rischio della peste suina africana, con il rischio che ci siano anche problemi con la produzione di salumi, e quindi bisogna metterci bene la testa. Sì, ci vuole sempre il buon senso e l'equilibrio, questo è quello che penso ci porti avanti anche nel modo di fare politica. E naturalmente i temi di agricoltura sono tanti, ti faccio l'ultima domanda che riguarda il DL Sostegni. Mi permetto di fare una specifica, cioè il DL Sostegni, noi abbiamo avuto tante categorie, a me in tantissimi mi hanno scritto dicendo ci saremmo anche in alcuni casi aspettati di più. Ricordiamo che il DL Sostegni è un appunto decreto impostato dal governo Conte 2 e che dovrebbe riguardare i rimborsi per il periodo dicembre-gennaio, quindi non è che riguarda, non è che va a sanare, non è che va a sistemare tutta una situazione pregressa o di crisi economica legata alla pandemia, ma dovrebbe sistemare solo quei 2 mesi. Ricordiamo però che grazie all'intervento della Lega sono arrivati molti più fondi e
guardavo oggi nella scheda che ci ha mandato il nostro collega, il senatore Bagnai, che ha fatto un'analisi perfetta, che magari dopo provvederò a girare anche nelle varie chat dei nostri sostenitori militanti, dove per la prima volta il governo Draghi dà ben 11 miliardi che sono solo in questo decreto. Ricordiamo che nei 5 decreti, nei 5 interventi precedenti, che sono il rilancio, agosto, ristori, ristori bis, ristori ter, era stato dato a fondo perduto 11,3 miliardi. Con questo provvedimento, quindi l'unico provvedimento, invece da quando la Lega è al governo, vengono dati ben 11 miliardi a fondo perduto. È ovvio che dovremmo fare sempre di più, andare incontro sempre di più. Sono tante le cose che abbiamo portato avanti, verranno dati 11 miliardi, appunto una platea di 3 milioni di partite IVA, l'importo medio cresce di oltre 900 euro a persona, però ricordiamo che il bimestre di riferimento è dicembre-gennaio. Fra l'altro, per quanto riguarda l'agricoltura, Gianmarco, visto che questo DL Sostegni, c'è stata la nota positiva anche di Prandini, in questo caso della Coldiretti, su alcuni stanziamenti. 300 milioni di euro, te li leggo così dopo ti do il gancio a te, 300 milioni di euro per garantire a gennaio l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali assistenziali in agricoltura e 150 milioni di euro per il fondo di sostegno delle filiere agricole. Quindi una nota positiva. È ovvio che lo sappiamo, noi ci siamo messi in un'impresa titanica, però come senso di responsabilità ce la siamo caricata sulle spalle, senza Matteo non ha guardato quello che è un tornaconto elettorale nel breve periodo, ma sicuramente secondo noi nel lungo periodo questo darà i suoi frutti e la gente ci riconoscerà questa responsabilità di quelli che come te ci stanno mettendo la faccia al governo, che non è semplice, anche perché veniamo dal governo Conte 1 dove abbiamo portato a casa risultati importanti, importantissimi. Abbiamo ereditato dal governo Conte 2, che è stato un disastro, passamolo come termine, ma è stato un governo che è stato un disastro, e adesso grazie alla Lega penso che la strada si sia presa la strada giusta. Sì, sulla parte, entro proprio nella parte agricola, si è cercato di toccare due temi che per il mondo agricolo erano importanti. Uno è il tema del lavoro, con quei 300 milioni per cercare di dare una mano al mondo agricolo, perché io quando sento che, visto e considerato che nella prima parte della pandemia i supermercati erano pieni e di conseguenza l'agricoltura non ha sofferto perché la gente mangia, non funziona così, ci sono una serie di filiere del mondo agricolo che l'hanno pagata e l'hanno pagata cara, ci sono interi settori che hanno a che fare quasi esclusivamente col canale Horeca, quindi canale dei ristoranti, canale dei bar, il canale degli alberghi eccetera, che hanno visto anche perdite di fatturato intorno al 70-80%, e quindi c'era bisogno di dare una mano soprattutto per quanto riguardava la parte del personale, la parte di chi lavora in agricoltura. E poi ci sono quei 150 milioni che secondo me sono un bell'ossigeno, soprattutto su alcune filiere, come dicevo, che sono alcune filiere che la stanno pagando più delle altre. Io penso per esempio la filiera del vino, che è una filiera importante e che ha avuto dei cali di fatturato non indifferenti, ma pensiamo agli agriturismi, pensiamo all'inizio della pandemia al discorso del florovivaismo, la questione della carne, quindi le filiere della carne che hanno vissuto, stanno vivendo un momento di cali di fatturato importanti. E ne ho fatto solamente alcuni esempi, ma potremmo andare veramente avanti fino a domani. E quindi quei 150 milioni bastano? Sicuramente no, però come si dice da me a Pavia, piuttosto che niente, le mie piuttosto. E quindi, come mi dicono anche tanti, mi hanno detto già anche tanti agricoltori con i quali ho avuto a che fare, mi hanno detto: almeno avete dimostrato rispetto al passato di esservi interessati e di averci messo nelle condizioni di non dover chiudere dall'oggi al domani. Giusto, giustissimo. Fra l'altro saluto anche l'amico Stefano Francia, che è rappresentante dei giovani della CIA, che tu conosci benissimo, che non so molto bene. Se lo sai, è diventato anche nuovo presidente del Consorzio di Bonifica di Romagna, quindi ha un ruolo importante e può fare bene per la nostra Romagna. Complimenti. Esatto, è stato veramente bravo. Poi naturalmente ci stanno seguendo tantissimi, vedo anche il nostro sindaco di Brisighella, Pederzoli,
che si occupa di agricoltura, tu sai benissimo, uno dei sì. maggiori presidenti che abbiamo in Emilia Romagna, presidente del CER, adesso avrà altri incarichi sempre in questo mondo perché è veramente competente. Lasciamo l'agricoltura, però, visto che sono già 24 minuti, abbiamo ancora un 10-15 minuti, non vogliamo abusare della disponibilità di Gianmarco, però parliamo di turismo. Allora, guarda, io prima cosa ti dico, naturalmente mi hanno scritto in tantissimi, lo sai, è un tema delicato, è un tema di grande attualità, è un tema importante, darci una mano, perché tu sai che la cosiddetta direttiva Bolkestein in Romagna è veramente una preoccupazione. Ci sono tanti operatori del sistema che non riescono a vedere il loro futuro, non riescono a immaginarlo, e pertanto a volte faticano in questo modo anche a investire. È il danno vero che sta creando la Bolkestein, non dare una prospettiva. Quindi tu sei colui che ha creato la legge 145, quindi con l'estensione di queste concessioni al 2033, se sbaglio qualche termine dimmelo, però penso che queste condizioni aveva dato, ha dato questo messaggio, un futuro, una certezza ai tanti operatori balneari. Ti ringraziano, ti saranno sempre grati. Speriamo che questo venga mantenuto, speriamo che l'Europa ci venga incontro, perché veramente io, sai che io ho fatto anche il bagnino qualche mese d'estate, fra un lavoro e l'altro, d'estate in Romagna, tutti i romagnoli, almeno una volta ho fatto il bagnino, sì. Ho anche raccolto le pesche, però meglio fare il bagnino. Te lo io raccoglievo l'uva, quindi. No, io ho raccolto le pesche e una volta ho fatto il bagnino, per cui devo fare il bagnino, naturalmente. Parte gli scherzi, è bello anche ridere e scherzare quando parliamo fra me e te. Io faccio il mio esempio pratico. Io ero in una famiglia che tuttora ha un bagno, che ha creato grande bagno, ma aveva dell'ospitalità, della gentilezza, quello che era secondo me l'arma vincente per attirare il turista, che venivano ogni anno e stavano sempre in un periodo maggiore. Quindi tanto di questo turismo l'abbiamo creato grazie alle spiagge, grazie al demanio, grazie al nostro mare, ma soprattutto grazie al lavoro, alla sensibilità e all'impegno dei tanti operatori che devono essere tutelati dallo Stato italiano. A te. Ma allora, sulla questione Bolkestein, sappiamo benissimo che Fritz Bolkestein, quando è venuto in Italia, ci ha detto che gli stabilimenti balneari non dovrebbero entrare nella direttiva servizi. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo finale del lavoro che stiamo facendo è quello di far sì che prima o poi gli stabilimenti balneari escano dalla direttiva Bolkestein, semplicemente perché non rientrano in quelle che sono le caratteristiche che sono state indicate in quella direttiva. Partendo da questo presupposto, e visto e considerato che prima o poi ci sarà una revisione della direttiva Bolkestein, questo lo stanno dicendo tutti, nel frattempo, e quindi quando in Europa ci sarà la revisione, porteremo avanti questo lavoro. Nel frattempo l'indicazione che abbiamo sempre dato è quella di far sì che possano i proprietari di stabilimento balneare possano poter lavorare, poter investire, poter vivere il più tranquillamente possibile. Nel 2018 avevamo realizzato la legge 145, la legge centinaio, per poter dare un'estensione di 15 anni. Dico semplicemente una cosa: quella legge è una legge che era in legge di bilancio e di conseguenza, per essere approvata, ha avuto bisogno dell'approvazione da parte degli uffici legislativi dei vari ministeri prima di essere messa in votazione, e quindi gli uffici legislativi dei ministeri, non l'ufficio legislativo della Proloco o della dell'associazione Gli Amici del Burraco. Poi ci sono stati gli uffici legislativi di Camera e Senato che hanno dato l'ok, c'è stato l'ufficio legislativo della Presidenza della Repubblica che l'ha vidimata. In caso contrario, la Presidenza della Repubblica, se fosse stata una legge illegale, non avrebbe mai permesso di poter far approvare una legge del genere. C'è stata la Corte dei Conti, ci sono stati tutta una serie di passaggi burocratici dello Stato italiano che hanno detto che quella legge era una legge che andava bene. Io non riesco a capire il perché, o perlomeno non fatemi parlare perché sennò poi mi querelano, il perché nel momento in cui è stata approvata, da quel momento lì in poi ci sono state parti della magistratura che hanno cominciato a delirare
dicendo che quella legge era contraria al diritto, alla concorrenza, eccetera, eccetera, e quindi doveva essere abrogata. Parti, buona parte della burocrazia, io penso a tanti comuni che non l'hanno applicata, che si sono detti obiettori di coscienza nei confronti della legge 145. Se la legge 145 è una legge dello Stato, la legge 145 deve essere applicata, piaccia o non piaccia. In caso contrario, gli oppositori, che sono burocrati nei vari comuni, si candidano, diventano parlamentari, fanno una proposta di legge per abrogarla e vediamo se in Parlamento riescono a trovare i numeri per farla abrogare. Detto questo, purtroppo, però, in questo momento noi ci troviamo con forse una delle leggi più osteggiate da parte della, della burocrazia. Quindi noi abbiamo alcuni sindaci che la stanno portando avanti, alcuni presidenti di regione che la stanno portando avanti, altri invece che si inventano estensioni di 2 anni. Ma se l'estensione è di 15, non è che il comune tal dei tali si deve inventare un'estensione, o la regione tal dei tali si deve inventare estensioni di 1 anno, 2 anni. E vi assicuro che queste, diciamo che questa situazione è trasversale, non è che, visto e considerato che l'ha approvata Centinaio, allora tutti quelli della Lega la stanno approvando e quelli degli altri partiti no. Ci sono anche sindaci o esponenti, noti esponenti leghisti che non la stanno portando avanti. Detto questo, visto e considerata la, la situazione, e visto e considerato che io sono convinto che gli operatori balneari abbiano necessità di avere chiarezza, insieme all'avvocato Pozzi e insieme a una serie, a uno staff di avvocati, stiamo facendo una serie, stiamo preparando, l'abbiamo già abbozzate, una serie di proposte che nei prossimi giorni presenteremo al ministro Garavaglia e al ministro Gelmini, perché sono i due ministri che hanno la competenza in materia, perché vogliamo, vogliamo che questa situazione venga risolta il più velocemente possibile, per affrontare l'estate in modo sereno, per permettere a chi lavora sulle spiagge di, visto anche questo periodo di crisi e di pandemia, di poter dire almeno sotto quel punto di vista lì siamo a posto e non abbiano la spada di Damocle di un'Europa e una burocrazia che in questo momento la sta facendo un po' da padrona e non ci sta dando una mano. Anche perché quindi, vi chiedo solamente, chiediamo semplicemente, guardate, faremo nel momento in cui sarà tutto pronto e lo presenteremo ai due ministri, faremo anche una nota con tutta la, la proposta realizzata in modo che lo possano avere tutti. Ecco, io sulla questione balneari dico semplicemente una cosa, voglio fare dei ringraziamenti, le associazioni di categoria, tutte, veramente non ce n'è stata una, tutte le associazioni di categoria si sono messe a disposizione e la cosa positiva è ognuno con la propria idea, ognuno con la propria visione, ognuno anche con propri punti di forza e punti di debolezza, però tutti ci siamo messi nell'ordine di idee che bisognava lavorare, bisognava andare nella stessa direzione. E anche buona parte della politica, bisogna dirlo, buona parte della politica abbiamo lavorato già dal 2018, abbiamo lavorato tutti nel... comunque con un unico obiettivo. Quindi vorrei ringraziarli anche i colleghi parlamentari dei vari schieramenti politici che ci sono venuti dietro e che hanno dato delle hanno fatto delle proposte, hanno dato anche delle informazioni e soprattutto si sono messi a tavolino e insieme ci siamo messi lì per voler risolvere questo problema. Guarda, io leggo nei commenti Luca che scrive: in Romagna abbiamo tutti una gran voglia di ripartire, di lavorare per una grande stagione estiva, tutti alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti, commercianti, dacci una mano, grazie. Giorgia Vaccaro, Alghero l'ha approvata, i nostri balneari ci sono riconoscenti. Poi vedo anche Giulia Zecchi, consigliera comunale Cesenatico, gli stabilimenti balneari fuori dalla Bolkestein, grazie a Centinaio e alla Lega che stanno continuando a battersi per questo. Cioè, Cesenatico abbiamo tantissimi stabilimenti che sono stati rinnovati con il coraggio dei loro proprietari, che questo è vero, che ce l'hanno, hanno investito, hanno messo a rischio quello che sono i propri capitali, i propri guadagni, tanti anni per rinnovare, perché comunque sono rinnovi. Guarda, tra l'altro scrive anche l'assessore di Riccione: Riccione tra le prime località d'Italia ad aver applicato legge 145 2018, legge Centinaio. Questo Andrea Dionigi Palazzi, che è un assessore della giunta del sindaco Renata Tosi, che salutiamo. E poi sono tanti quelli che commentano e li ringrazio, perché io quando butto gli occhi, perché cerco di leggere i commenti e dare un pochino di spazio a tutti. Ti faccio altre due domande, così hai modo di rispondere. Allora,
abbiamo compreso tutti che comunque la stagione, anzi, non sappiamo bene quando partirà la stagione estiva. Quindi una domanda che ho frequente è: quando partirà la stagione estiva? Abbiamo compreso ormai che la Pasqua sarà bene o male compromessa, quindi anche albergatori, balneari ormai si sono, hanno ragionato che difficilmente si riuscirà ad aprire. Pertanto è così, è importante capire quando si ripartirà, quando si potrà partire anche per fare investimenti, per programmare quello che è proprio lavoro. E purtroppo noi sappiamo che la Pasqua, ne abbiamo già persa l'anno scorso, quest'anno per la Romagna in particolare è una grande perdita, perché come tu sai in tanti lombardi, veneti, piemontesi vengono su questo territorio, e se ci saranno, poi magari sono, mi contraddicono e mi dicono che riaprono e io sono più contento di questo mondo, però chi fa politica deve essere un pochino lungimirante e vedere se ci sono dei problemi e parlare, tanto è inutile nascondersi. Se tanto mi dà tanto, e quindi se questa Pasqua, anche questa Pasqua, dovremo fare questi sacrifici, probabilmente sarà una grave perdita per i nostri operatori. Pertanto, secondo te, quando è che si potrà riaprire? E poi l'altra domanda è, questo forse può essere anche una battuta, perché sai, arrivano tante proposte dagli stessi associazioni di categoria, ma dagli stessi balneari, ma magari qualcuna è anche, può essere presa in considerazione. Ad esempio, mi ha chiamato l'altro giorno un bagnino, mi ha detto: ma perché nelle tante motivazioni che ci sono per muoversi da una ragione all'altra non ci può essere la motivazione turistica? Che nell'immediato probabilmente fa sorridere, però nel lungo termine, cioè parlando di giugno, luglio, agosto, ci auguriamo che non ci siano più restrizioni, ci auguriamo che il piano vaccinale possa correre veloce, ci auguriamo tutte le più belle cose di questo mondo, però nel caso non sia possibile, per la Romagna perdere i turisti che vengono da altre regioni, oltre che dall'estero, che naturalmente sono una parte, una fetta importante, sarebbe veramente una grandissima perdita, incolmabile, difficilmente da sanare con indennizi, ristori o contributi. Quindi, secondo te, cosa si può ragionare, cosa si può pensare? Ma io sono convinto, da un lato, che sia fondamentale il fatto che il piano vaccinale debba andare il più velocemente possibile e di conseguenza permettere di poter tornare alla normalità il più velocemente possibile. D'altro lato, non vedo il perché. Adesso, negli scorsi ore, mi hanno scritto tanti agenti di viaggio e tanti tour operator che mi stanno dicendo: ma Centinaio, scusa, ma perché per Pasqua i nostri clienti li possiamo mandare all'estero, li possiamo mandare in crociera e non possiamo invece mandarli in Italia? Perché poi se io mando un turista all'estero e gli permetto di poter fare le vacanze in quelle che sono aree del mondo che sono meno contagiate, non vediamo il perché non lo si possa fare nel nostro paese. Sicuramente perché ci sono delle situazioni sanitarie totalmente diverse, però l'obiettivo che tutti vogliono avere è quello di poter fare delle vacanze il più sereno possibile, un po' come era successo anche l'estate scorsa, dove almeno in Italia si poteva girare. Io continuo anche a pensare che la proposta, e qui non me ne vogliano tanti che mi avevano criticato l'anno scorso, ma rimango della mia idea, che la proposta che aveva fatto il presidente Solinas a suo tempo, cioè quella di far entrare le persone in Sardegna solamente se muniti di tampone fatto nelle ore precedenti alla partenza, secondo me era la cosa più ovvia e più normale. Lo fanno le Maldive, una cosa del genere, non vedo il perché. Lo fanno alcune isole nel Mediterraneo, non vedo il perché non lo possa fare la Sardegna. E quindi questa cosa, secondo me, può essere fatta in vista dell'estate anche per chi vuole passare da una regione all'altra, cioè il fatto di fare tamponi, il fatto di fare vaccini e il fatto di poter ricominciare a provare a tornare a una vita normale o pseudo normale il più velocemente possibile. Non basta il fatto che, visto che è estate e ci si ammala di meno, e allora ripartiamo. La Pasqua bloccata è un problema grosso, Jacopo, hai perfettamente ragione, è un problema grosso, grosso per la Romagna, perché mi immagino Pasqua e Pasquetta e i tempi d'oro, quando ci si poteva muovere, le spiagge, c'ero stato anche in più di un'occasione e ricordo le spiagge piene come non so che cosa, ma penso anche tutto al problema delle città d'arte,
Pasqua e Pasquetta sono sempre state delle mete anche per le città d'arte che se le aree balneari l'estate scorsa sono riuscite a viverla e magari come si può dire a portarla a casa un po' più delle altre, il mondo delle città d'arte, quindi tutto il, pensate Roma, Venezia, ma anche le città minori, sono praticamente in lockdown dall'inizio della pandemia e quindi non stanno vedendo la luce fuori dal tunnel. Quindi l'obiettivo che bisogna avere è quello sicuramente di lavorare tutti affinché si possa permettere a questo settore che viene spesso dato per scontato, il settore del turismo, perché io ho sentito in passato dire sì, ma chi se ne frega, tanto poi i turisti torneranno. Sì, torneranno, ma in che condizioni verranno accolti se le aziende turistiche, le società turistiche, le città turistiche non sono riuscite a comunque ad affrontare la pandemia nel migliore dei modi. E quindi l'obiettivo che dobbiamo avere, a mio parere, è quello di trovare tutti gli strumenti necessari per poter, da un lato, poter andare a fare le vacanze nel migliore dei modi, ma contemporaneamente evitare il problema che c'è stato l'anno scorso, cioè tutti in vacanza, che bello, torniamo a settembre e chiudiamo le scuole alla velocità della luce, perché poi ci sono portati a casa la coda di mesi di libertà e tranquillità e con tutto quello che c'è stato. Termino questa parte dicendo però anche una cosa: il mondo del turismo è un mondo di programmazione, non è chi pensa che il turismo è semplicemente la settimana che una persona fa di vacanza durante l'estate o durante l'inverno, forse non ha capito cos'è il turismo. Il turismo è una programmazione che va a 6 mesi di distanza, quando va bene a 3 mesi, quindi l'obiettivo della politica deve essere anche quello di far sì che le imprese del turismo possano lavorare di programmazione e possano affrontare da un lato l'emergenza, dall'altro lato la possibilità poi di, nel momento in cui si è aperti e si possa lavorare bene. Non possiamo pensare di fare quello che è stato fatto fino adesso durante il Conte 2, chiudiamo, poi riapriamo, poi promettiamo, teniamo chiuso a dicembre, perché intanto a novembre, perché intanto poi a Natale apriamo, a Natale teniamo chiuso perché poi a gennaio ripartiamo. Bisogna dire le cose come stanno. La situazione è questa, la speranza è che si possa tornare a lavorare e si possa tornare a viaggiare, ma contemporaneamente ci vuole anche un impegno da parte di tutti, secondo me, e qui i Novax anche qua mi insulteranno a manetta, con le vaccinazioni, in modo da poter arrivare più velocemente possibile a una soluzione. Grazie Gianmarco. Allora, i commenti sono tantissimi, naturalmente Simona Buda, poi visto che Fabio Bandieri sulla Bolkestein, che anche lui ha uno stabilimento balneare a Cesenatico. Allora, noi naturalmente ti invitiamo da qui arrivare all'estate, ci siamo già parlati prima in privato per 2 o 3 visite alle aziende, quando sarà possibile, magari anche appena usciamo da questa zona rossa, magari sì. Anche per i nostri militanti e sostenitori, che ho piacere di coinvolgere dal vivo, in presenza e non via web o da una pagina, quindi sarai il nostro ospite sicuramente e faremo un giro per la Romagna. Naturalmente sarai il nostro ospite alla festa nazionale che faremo a Milano Marittima e la faremo come ogni anno, quindi nessuno si potrà fermare. Sei stato esauriente e disponibilissimo, ti ringraziamo. Sai che siamo nelle tue mani per tanti temi, sia come agricoltura che come turismo. Come agricoltura sei tu, come turismo fra l'altro avrai anche il sostegno e l'appoggio, comunque potrai lavorare di concerto anche con il ministro Garavaglia. Quindi noi come Romagna ci sentiamo al sicuro nelle tue mani. Quindi ti ringrazio veramente per la disponibilità, sono 44 minuti, ti avevo promesso 30-35 minuti, ho anche sforato, però avremo modo di sentirti anche più avanti, magari fra un po' di tempo, quando avranno i primi lavori, così ci farai un po' resoconto. Ho salutato pochissime persone, però siete veramente tanti, Ennio, Albert, Fabio Bandiera, Farnetti, la Padoana, poi scrivono da tutte le parti. Una domanda secca, Lorenzo Maiardi dice, il 25, ecco, perché tu dicevi prima dei fine settimana, no? Allora in Romagna, quando c'è un ponte, se non c'è lo creiamo, inventiamo di andare al mare. Lorenzo Maiardi dice, il 25 aprile potremmo andare al mare, ma per Pasqua gli abbiamo detto ni.
25 aprile, siamo positivi, ottimisti, dai. Oh, ragazzi, allora, cioè, mi sembra di essere il mago Ronzo. No, ma allora, aspetta che guardo la sfera di cristallo, Pasqua no, 25 aprile non lo so, nel senso che io lo spero, perché poi evitiamo di fare quello che Conte ha fatto l'anno scorso, cioè a Pasqua no, ma il 25 aprile sì, poi arrivavamo addosso il 25 aprile no, 25 aprile no, a giugno, il 2 di giugno sì, arrivavamo il 2 di giugno no, il 2 di giugno non si può, poi la gente gli girano anche le palle, e quindi quello che inviteremo Draghi è di dare un'indicazione da qui ai prossimi mesi, perché sennò veramente di scimmiottare il Conte 2 io vi dico sinceramente non ne ho voglia, perché non ho voglia di prendere gli insulti che ha preso Conte durante quel periodo. E io spero il 25 aprile di poterci muovere, però non avendo la sfera di cristallo, ragazzi, se avessi la sfera di cristallo in questo momento avrei già vinto Super Enalotto e sarei proprietario di un'isola alle Maldive. Gianmarco, un'altra domanda importante prima di chiudere, poi chiudiamo, lo promettiamo. Abbiamo Massimo Canevari che dice: calcio Parma, come chiudi il campionato? Perché dovete sapere che Gianmarco è un tifoso del Parma da tantissimo tempo, e io e lui siamo andati, cioè a Matteo, ti ricordi, cioè a Matteo Salvini, a vedere il Parma, mi sembra per la campagna tra le palestine regionali, eravamo in quello del Parma. Quindi questa, rispondi a questa, poi non ho più domande, promesso. Massimo Canevari che tifa Juve, oggi non mi sembra che la Juve abbia fatto una grandissima... secondo me se il Parma si salva, visto che abbiamo perso ieri anche col Genoa, veramente siamo una squadraccia ormai, io e Maurizio Campari siamo disperati, se si salva si salva l'ultima giornata, in caso contrario l'anno prossimo vedrò il Parma al sabato. Salutiamo anche Elena Raffaelli, che è la nostra collega, che ci bravissima, le faccio i complimenti, perché sulla questione sul settore turismo è dentro il dipartimento turismo e dà sempre un contributo molto importante, grazie Elena. Ti saluta anche Bruno Galli, che naturalmente lavora, che è anche il nostro responsabile referente turismo, fra l'altro Pederzoli invece agricoltura, ti salutano entrambi, Pederzoli ho visto collegato, Bruno purtroppo doveva finisce il turno di lavorare, ma un grande saluto. Grazie Gianmarco, sei sempre gentile e ci vediamo presto, grazie. Grazie a voi. Ecco.